Elia Simoneschi era, abbiamo visto ieri perché c'era, doppiatrice di centinaia di attrici straniere e anche italiane, tra queste la Berna, la attrice, con un ruolo protagonista nel film Campane a Martello di Luigi Zampa, con Edoardo Filippo e Gina Lollobrigida. In seguito ha partecipato a tanti film come Il Trentesimo Tragico con Maria Felix e Rossana Bonzi. È recitato nei radiodrammi insieme a grandi attori come Ubaldo Lai, Tino Carraro, Ivo Carrani e molti altri. Allieva della grande attrice teatrale Wanda Capotaglio, ha recitato poi in teatro con Renzo Ricci, Dino Guazzelli, Gianrico Tedeschi e Nino Manfredi. Nel doppiaggio di alcuni ruoli importanti furono Alice, in Alice nel Paese delle Meraviglie, nella quale recitava e cantava, Anna nel Diario della Fame. Negli anni a seguire, tra le numerose attrici e attore da voce, ricordiamo Liv Ullmann, su Storie di Vida di tantissimi film, Jenna Lawrence, Diane Keaton, Jessica Lange, Carmen Maura, Charlotte Rampling, Katie Bates. Charlotte Rampling, Isabella Jenny, Deborah Winger, Faye Dunaway, Rita Hayworth, Kim Novak, Mia Farrow, Marvin Dickey, Catherine Deneuve, Romy Schneider, Michelle Morgan, John Collins, Angela Molina. E in varie edizioni, Angie Dickinson, Catherine Hepburn, Ginger Rogers, Debbie Reynolds, Elizabeth Taylor. È stata bellissima. Le consegno io il premio, lei questa volta ha parlato annuncio, diciamo. Io lo consegno molto volentieri perché sono molto amico suo, poi ho lavorato molto con lei. Bellissimo, la conosco sì da bambina. Mi ricordo quando veniva ad apprendere in radiofonia, era in viaggiato, accompagnato da sua madre. Poi siamo molti amici, quando lei veniva a vedere uno spettacolo, addirittura nel lontano 1954, dove per la prima volta erano riuniti quattro comici che esordivano in uno spettacolo appunto appositamente scritto per Wanda Osiris. Pensate un po', la supervisione registica era di Luchino Visconti. I quattro comici eravamo Nino Manfredi, Raffaele Liso, Alberto Lionello e io. Allora lei si incuriosì molto e venne a vederci al Quattro Fontane. Ci fu un incontro molto carino a Via Veneto. Poi l'ho rivista, io poi la seguivo da ragazzino, l'aspettavo fuori del Teatro Valle quando usciva. Perché lei ha visto quelle riviste con Totò e la Magnani? Le ho viste tutte, Anna Magnani, Totò, Bada che ti mangio, Voluminelli, tutte. Ma mi ricordo soltanto che ti sei messo in testa, perché era un periodo molto triste per noi, c'era la guerra e si andava a teatro alle due perché c'era il corpo fuoco. Il 44. Allora sì, e quando io non potevo andare l'aspettavo fuori per vederla uscire. Lei usciva con un calesse, con una cavalla che si chiama Banana. Poi c'era un bassotto e c'era Massimo Serato. Allora andai con tanto amore a chiedergli un autografo, lei mi disse, ma io sono andata via, ma che vuoi? Ma c'è il bambino magliato, mi disse, queste cose mi sono. E poi siccome ero molto secco, mi veniva sempre là, ma che stai a fare questo storchiazzeppi? Storchiazzeppi sono quelli là che... Poi dopo ho avuto un piccolo volandare del tempo, me la fecero doppiare in un cortometraggio, alla fine di una settimana incom, presero Pallavicini, prese un pezzo di filmato di Bellissima e faceva fare dei doppiaggi a tutti gli imitatori, c'eravamo io, Franco Cucci, Alighiero Lustese e a me dopo la Magnani facevo una risata di Bellissima, oddio mio, non lo so più. Lei non fu contenta di questo, fece sequestrare il filmato. Si arrabbiò moltissimo, un giorno alla Fomoruma, stabilimento molto noto, gli indicarono, non si ricordava che ci eravamo conosciuti molto tempo prima, e si avvicina e mi fa, saresti tu quello che ha fatto sto bel cavolo della tua? Ma che ce l'ha con il sì? Tu saresti un signore, per me mi hanno mandato a chiamare qualche cosa. Beh, lasciamo stare, bocca via d'acino, non è mai che è stata zitta, perché sai. Ma invece un giorno è successo l'incontro proprio rivelatore. Lei venne a vedermi a Parioli che lavorava con la Stella in Ospese e io per la prima volta esordivo facendo sta gallina che ne posso più di fare. E allora mi ricordo.
Oh mamma mia bella! Cosa c'è da dire? Finisce lo spettacolo, viene su in casa e mi fa: figlio, ma tu sei una gallina? Ma tu sei una gallina? Mamma mia bella! Mamma mia bella! Cioè, ma tu lo sai che io pure c'avevo tre galline? Dico sì, cioè, sì. Io abitavo a Testaccio, lei abitava a Testaccio su un terrazzo insieme alla nonna, però con una ci dormivo, con l'altra due no. E dormiva con la gallina. Cioè, ma tu? E dico, io c'avevo una gallina che con mia nonna andavamo in giro, me la portavo dietro. E da quella volta me ne telefonava ogni tanto. Ah, dice, stasera mi rode, faceva così, ti alzare, grazie signora mia. Ci vieni a casa mia, e ogni tanto vorrei che facessi la gallina. E mi faceva. Ogni tanto aveva delle, non usciva di casa a volte, era una che aveva selezionato molte persone. Stava a casa e una sera mi declamò una poesia, ma è troppo lunga, non la posso fare pochissima, che lei avrebbe voluto dire una, speriamo di ricordarla, era un inedito di Trilussa che gli aveva data la cameriera di Trilussa quando abitava a Roma, che l'aveva trovata dentro un cassetto e gliela aveva. E lei si era preparata, una sera mi invece sentiva, faceva la cocotte malinconica, speriamo di ricordarmi, Nei momenti di tristezza mi rivedo nello specchio, mi accorgo che mi invecchio, che non sono più fanè, ma dove più quel mio sorriso che pariva la verezza? Ma dov'è più quella freschezza? Ma il mio spirito, dov'è? Dov'è più quell'entusiasmo generale che destavo fra gli amici quando andavo quattro volte in te con te? Sono sempre vedovando quella stessa creatura che Pasquale in miniatura porta a pesa regia. Ma lo specchio che riflette e risponde passa tutto. Quelle che resta sono il frutto degli amori con Bebè, come triste. Come triste ricordare il passato che passò. Ricordandomi, mi sembra che mi tornino davanti in un cumulo di avanti che il mio cuore incontrò. Ecco lì, li vedo ancora. Tempo infame, solca pure, ma però non fanno male, che le crespe del morale fanno male, anzi che no. Se la sera resto sola qui in camera all'oscuro, mi rivedo sopra il muro perché vedi in gioventù, tra i profili immaginari che svolazzano per l'aria, tra la luce immaginaria, vedo quello di tutto. Che passione! Incontrarlo, rincontrarlo fu tutto un rendezvous. Ecco là, lo vedo ancora, come allora mi ginocchi, con la gioia dentro gli occhi e come amato. Risento come un giorno le carezze misteriose, non che tutte le altre cose che si vanno su per giù, che mi ha chiesto. E lo mandoni, grazie. Grazie ancora. Che regalo per me. Hai visto? Come tutti noi appassionatissimi.